Questi sono i 100 euro che utilizzeremo in questo video per portare avanti questa sfida e dovremo riuscire a mangiare in due persone per una settimana, a pagare le bollette, mettere benzina e ovviamente comprare la pappa al cane. E sarà molto dura, molto ma molto dura. Come sapete, dicembre è il mese in cui gli italiani spendono di più. Anche quest'anno, infatti, secondo il report rilasciato da eBay e da Nielsen... Ora, il dispositivo Nielsen rileverà tutto quello che guardate e questo ci aiuterà a capire le abitudini televisive di milioni di americani. Ah, sì. E puoi ripetere cosa ha detto all'inizio, nel mezzo e alla fine? Solo il 2% degli italiani non farà nessun regalo quest'anno, mentre il restante 98%, spenderà in media, circa 200 euro per portare a casa i regali per i propri cari. Quindi, quale miglior momento se non in questo, a 2 settimane da Natale, per stringere la cinghia e cercare di mangiare in due persone, il cane, pagare le bollette, mettere benzina e tutte le spese quotidiane che solitamente affrontiamo durante la nostra vita, con soli 100 euro. Io ci ho provato ed è andata così. Sto andando a prelevare i 100 euro che serviranno per la sfida di questo video. Una volta prelevati i 100 euro, la prima tappa assolutamente è stata quella di andare a mettere carburante nella macchina. Come vedete sono rimasto a secco, urge subito un po' di carburante. Per rendere questa sfida il più veritiera e corretta possibile, infatti, ho atteso di entrare in riserva prima di fare il carburante. Ho ipotizzato una cifra di 20 euro, anche se in realtà potrebbero essere un po' pochini, lo vedremo nel video, perché considerate che io lavoro da casa, quindi non devo andare avanti e indietro da lavoro tutta la settimana. Quindi possiamo iniziare togliendo dai nostri 100 euro i primi 20 euro spesi per il carburante. La seconda spesa da affrontare è quella relativa alle bollette. Ho ricevuto infatti la settimana scorsa la bolletta del gas metano. Per fortuna il prezzo della bolletta non è molto alto, ma questo vuol dire che dobbiamo togliere dagli 80 euro che abbiamo a disposizione i 38 euro e 28 centesimi della bolletta. Questo fa scendere vertiginosamente la cifra in nostro possesso a circa 41 euro e qualche centesimo. Considerate che dobbiamo andare ancora a fare la spesa per mangiare una settimana. Per quanto riguarda il tabacco ci sono voluti 5,90 euro, cartine e filtrini ne avevo già, quindi non ho dovuto affrontare questa spesa e mi sono affidato a questa tipologia di tabacco, che è un tabacco volume che in teoria dovrebbe essere sufficiente per tutta la settimana. E lo so, il fumo, ahimè, è uno di quei buoni propositi che nel 2022 sto cercando di portare avanti per eliminare del tutto il vizio del fumo. A questo punto, sottraendo i 5,90 euro del prezzo del tabacco, la nostra cifra per poter mangiare una settimana scende vertiginosamente a 35,82 euro. Purtroppo quando sono andato a scaricare le clip fatte nel supermercato, ahimè, erano corrotte, quindi non posso mostrarvele visivamente. Ma questa è una situazione abbastanza critica, dove assolutamente bisogna ottimizzare per riuscire a rientrare nei 100 euro, altrimenti questa sfida sarà persa e io non voglio assolutamente perderla. Vi faccio vedere come ho organizzato il piano alimentare per tutta la settimana. Come potete vedere da questo file Excel, ho suddiviso i pasti per ogni giorno della settimana in 4: colazione, pranzo, spuntino e cena. Ed ovviamente ho cercato di acquistare delle cose per rientrare nei 35 euro e ho suddiviso così i pasti. Per quanto riguarda la spesa, poi sono andato alla ricerca delle migliori offerte, ho girato un po' alla Coop, all'Eurospin, ho fatto un po' di giretti per cercare di rientrare nel budget. Vi faccio vedere adesso quello che ho acquistato velocemente e troverete degli articoli un po' comprati ai grandi magazzini, un po' ai discount. Arrivati a questo punto, che dire? Io sono assolutamente soddisfatto di come sia andata questa sfida.
Voglio darvi però un po' di resoconti per quanto riguarda i pro e i contro. Partiamo dai contro. Devo dire che a metà settimana circa è iniziato un po' a diventare difficile mangiare sempre le stesse cose. Tra i pro, però, assolutamente da tenere in considerazione, c'è il fatto che quando vai a fare la spesa settimanale e sai qual è il tuo budget e sai esattamente cosa acquistare, quando torni a casa, innanzitutto hai comprato solo quello che ti serve e non ti trovi nelle borse della spesa tutte quelle schifezze che solitamente troviamo quando torniamo a casa, non so, briochine, cioccolatini, eccetera, eccetera. Quindi, ok, per la salute. Anche lato sigarette, però, devo dire che centellinando il tabacco e quindi andando ad ottimizzare anche le sigarette, sono riuscito assolutamente a fumare di meno, sia io che ovviamente la mia compagna. E poi siamo riusciti a pagare la bolletta del gas, ad avere la pappa assicurata per una settimana per il nostro cane Bando. Beh, che dire, sono assolutamente contento. Direi quindi che la sfida è stata superata con successo. A questo punto del video però sarebbe bello sapere se ti sei mai sottoposto a una sfida del genere, come gestisci tu la settimana a livello di spese e se questo video ti è piaciuto e vuoi vederne altri di questa tipologia, beh, fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e lascia un like a questo video che mi aiuterebbe tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Prima di Natale pubblicherò altri video, ma qualora non dovessimo più rivederci, io ti auguro un buon Natale, buone feste e grazie per aver guardato. Ciao giovani!